qui abbiamo le orche, i cigni che sono usciti fuori veramente dal posto, perché c'è il fiume veramente in piena, molto grosso. Guardate qua, praticamente ha aperto tutta la foce. Infatti la velocità d'uscita è impressionante, arriva fino laggiù in fondo. Questo mare mosso è causato dal fiume che spinge. Nella foce del Nervia, guardate un po' le onde che si sollevano, dato la potenza del torrente con il mare. Un attimo fa era arrivato sino qui, per chi conosce il posto, ecco, vedete laggiù, guardate. Ma nello stesso tempo c'è una cosa molto interessante, vedete che sale fino qua, che questo molo dà lo sfogo al torrente, è una benedizione, così almeno non è frenato. Difficilmente si vede il Nervia così grande, incredibile. In questo momento siamo a livello del Roya, che il fiume non bisogna dimenticare che questo è un torrente, mentre il Roya è il fiume più grande della Liguria. Siamo a Dolce Acqua, guardate qua, qua si vede raramente una potenza così, guardate laggiù come scende a tutta velocità. Buongiorno sul castello. Questo è l'altro ponte, veramente ha una velocità impressionante. Laggiù sta portando via queste piante. E adesso è aumentato. Vedete laggiù sotto le arcate. Meno male che non c'è più nessuno lì, ogni tanto c'erano i migranti. E Andrea Doria, addirittura è riempito fino là, adesso veramente è bello pieno. E adesso è il massimo della piena 2016, questa è la vera piena, perché altre due che sono state prima, che sono all'inizio del video, non era niente di che, anche stamattina come ho fatto vedere. Adesso è aperto e continua a scendere. La velocità è una cosa bellissima, nel senso che non succedono danni perché scarica molto, perché c'è molta pendenza. Adesso andiamo un po' più là, vedete? Qua sulla mia segnalazione al sindaco qualche tempo fa, perché c'è questo il primo pilastro qua che si era un po' smangiato, che dovevano fare un intervento, poi non hanno fatto in tempo per questioni burocratiche. Ha fatto bene a chiudere. Ecco, vedete, adesso è molto grosso. Vedete là come sbatte. Solo una volta da bambino che non aveva questa velocità ho visto l'acqua che saliva proprio sopra la passerella. Ma questo è già un bel andare. Voilà! E finché non succede niente è tutto bene. Mentre dalla parte levante della Liguria è successo molti problemi. Chiudiamo questo. Qui il parcheggio.
ha riempito tutto, qualsiasi cosa. E qui le anatre si divertono, trovano anguillette, vermi, qualsiasi cosa da mangiare. Qui la passerella è chiusa. Qui abbiamo Carlo che dà da mangiare ai cigni e alle oche. Qui siamo il giorno dopo. Guardate un po' qua il fiume. Stanotte è arrivato quasi sopra la passerella, è tuttora chiuso. Vedete qua, il vecchio parcheggio ha lavato tutto, portato via tutto. Qui è proprio, qui c'era 1,5 metri di sponda e l'ha buttata giù. È aperto da parte a parte, da qui fino laggiù. Meno male che è una bella giornata, non ci sono stati disastri, almeno qui da noi. L'ha fatto solamente da Sanremo in poi.